Gloria a te, o Cristo, in eterna gloria. Gloria a te, o Cristo, in eterna gloria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, l'invito che il Signore rivolge alla comunità degli israeliti è impegnativo. Siate santi perché io sono santo. Al di là di quella che può sembrare la difficoltà, che invece dovrebbe rappresentare per i più audaci, per i coraggiosi nella fede, perché la fede implica coraggio, una sfida, possiamo e dobbiamo invece dire che in questa tensione, in questa aspettativa, se vogliamo, quindi tensione e aspettativa, c'è una doppia dinamica. L'impegno e lo sforzo dell'uomo per tendere alla perfezione, poiché perfetti non lo siamo già, e l'aiuto che ci viene dall'alto, la grazia soprannaturale, che ci permette di sopperire a quelli che sono i nostri limiti naturali e creaturali, e poter aspirare a una vita non solo di comunione, ma anche di conformazione a Cristo. Seguire Gesù, infatti, non è il rispetto formale di una serie di leggi che possono scaturire da un contratto civile, da un patto sociale. È qualcosa di più, molto di più. È uno specchiarsi nel Signore. Ma uno specchiarsi non qualunque, un avvicinarsi a Lui, come scrivevo nella lettera che ho rivolto ai parrocchiani in occasione della Quaresima 2020, noi dobbiamo avvicinarci al nostro prossimo. Vivere la carità significa non guardare il prossimo, il bisognoso, sia materiale che spirituale, perché, come diceva una vecchia telenovela, anche i ricchi piangono. Ecco, significa non vedere il prossimo da lontano. Questo lo specchio lo rende possibile, ma significa specchiarsi come in uno specchio d'acqua, come si suol dire, in uno stagno calmo, tranquillo, dove a distanza non è possibile vedere riflessa la nostra immagine, ma solo a condizione che ci avviciniamo a pelo d'acqua. E questa è un po' la nostra esistenza. Il segreto, vedete, della santità. Siete santi come io sono santo, perché Dio, nella sua onnipotenza, ha voluto avvicinarsi talmente agli uomini che si è fatto uomo, condividendo la loro stessa natura, pur essendone Lui l'artefice e il creatore. Dio si è fatto uomo. E in questa esperienza di umanità è passato per la crocifissione, che è l'epilogo di intanto una vita sofferta da parte sua e poi di tutte quelle che sono le condizioni di sofferenza, non solo fisica, attenzione, ma anche mentali, morali, che Gesù ha sopportato, come il tradimento, come lo svilimento, come il disprezzo degli altri. Lo preferirono, lui che aveva beneficato e miracolato tante persone, a un criminale. E persino sulla croce viene disprezzato da un ladrone, mentre gli fa da controaltare un altro ladrone, chiamato il buon ladrone, che riconosce i propri peccati, riconosce la messianicità di Gesù, la sua innocenza, e ottiene come ricompensa la salvezza immediata. Oggi, no domani, dopodomani, fra un anno, fra un giorno, oggi sarai con me in paradiso. Allora c'è nella vicenda umana anche questa bella prospettiva, non solo di conformazione a Gesù, ma anche di condivisione di quella che è la sua condizione nel regno dei cieli, nel paradiso. Se con Lui soffriamo, con Lui anche regneremo. Bellissimo. Non dice soltanto gioiremo, avremo la pace, staremo bene nell'aldilà. Regneremo, cioè è la condizione di chi è affiliato al re, di colui che ha l'impero, il dominio,
su delle cose, un territorio, una popolazione, ma in questo caso il regnare con Dio significa condividere il paradiso con Lui. Quindi Dio non vuole nemmeno il paradiso tutto per sé, ma fa sì che noi diventiamo cittadini del cielo, e questo è bellissimo. Ecco perché la parola di Dio è spirito e vita. Spirito perché ci fa capire come noi non siamo solo corpo, materia, come si debba vivere andando al di là di quelli che sono i canoni, cioè i limiti, il canone, la misura, i limiti del materiale, del temporale, dello spaziale. Vita perché c'è un qualcosa che ci tiene vivi dentro e che non può essere soltanto questa nostra esistenza terrestre, che è limitata dalla storia, che è contrassegnata dalla morte. Ci deve essere qualcosa che va ben oltre questa nostra storia, questa nostra esperienza materiale e corporale, e che noi sentiamo profondamente iscritta e radicata nel nostro essere, che rifiuta non a caso la morte, e che alle volte trova dei surrogati del paradiso in cose che non sono paradiso, o dei surrogati all'eternità in cose che non sono eternità. Infine, l'altro elemento sostanziale della nostra vita eterna è la condizione. Bene, qui si parla di giudizio di Dio attraverso l'esempio dei capri e delle pecore, della destra e della sinistra. Ci sarà una selezione, perché non tutti rispondiamo all'universale chiamata alla santità da parte di Dio. C'è chi rifiuta Dio, c'è chi osteggia Dio, c'è chi si mette contro Dio e c'è chi invece si consacra a Dio, vuole seguire Dio, vuole servire Dio, ama il Signore. Alle volte però anche nel rifiuto del Signore si manifesta una forma, anche se originalissima ma non rarissima, ecco, di ricerca di Dio, affannosa, questo è vero, forse evanescente, dolorosa anche alle volte, ma reale. E quindi questa ricerca di Dio alle volte può approdare stranamente a un incontro col Signore. Un incontro dove? Come? In una di quelle tante vie, tante quanti sono gli uomini che vengono introdotti nella storia e nel mondo, di cui la condizione privilegiata, guardando Gesù crocifisso, e la sofferenza. E in questa conformazione a Gesù, in questa ricerca di Gesù, torna veemente la situazione del prossimo, la figura del prossimo, cioè il fare il bene o il fare il male al nostro prossimo e come farlo al Signore. Dice San Giovanni: chi non ama Dio che non vede, cioè chi non ama, scusatemi, il fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Non vede sensorialmente, sensibilmente. È proprio così. Allora qui scopriamo un'altra cosa molto bella, come il nostro prossimo, i nostri simili, una parola molto bella, il simile. Ecco, coloro che condividono con noi la condizione umana, ma che condividono con noi anche l'amore di Dio, perché Dio fa piovere e fa sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sono persone alla fine da amare, sono persone da rispettare, sono persone consorziate a quel cammino e a quell'avventura nella storia, ma in vista dell'eternità. E quando si fa un qualcosa di bene o di male verso il prossimo, cambia il giudizio di Dio o la misura del suo giudizio, cioè non è soltanto un cambiamento quantitativo ma anche qualitativo, cioè il Signore ci guarda attraverso un'altra prospettiva, la prospettiva di chi lo ha cercato in verità, alle volte anche senza riuscirci, ma che aggrappandosi almeno all'uomo
all'affetto delle persone care e al perdono e alla misericordia per i suoi nemici, è pervenuto in ogni caso a fare un'esperienza di Dio, che noi ci auguriamo anche nella nostra preghiera per i defunti possa essere un'esperienza definitiva.